2 gennaio 1908 nasce Don Secondo Pollo, nasce quel di Carasino Blot. Don Secondo Pollo rappresenta nella sua figura rappresenta tutti quei valori che in questo momento l'Associazione Nazionale Alpini sta e altre associazioni stanno cercando di trasmettere alla popolazione. Valori che sono quello di amare gli altri, di dare solidarietà, di dare fratellanza, amicizia. Beato Don Secondo Pollo, fin dalla sua nascita, aspirava a diventare e di stare in mezzo ai giovani, nominato prete con i vari passaggi nell'ambito della Chiesa, passando da Moncrivello, era diventato un punto cardine della diocesi vercellese. E sicuramente, se non ci fosse stata la Seconda Guerra Mondiale, probabilmente avrebbe ambito a ben oltre i soliti passaggi nelle varie parrocchie del Vercellese, sarebbe andato sicuramente a Roma. Piccolo prete, un piccolo prete che ha girato parecchie oratorie nell'ambito dei nostri paesi, e difatti, partendo da Casarosso, da Caresano Blot, da Cigliano, tutti questi oratori ogni anno ricordano la figura di Don Secondo Pollo nella data di Santo Stefano. È rimasto con i giovani e con i giovani trasmetteva questo suo entusiasmo, questo amore che da trasmettere e dare a tutto il mondo. Allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, nonostante il suo fisico, che non era sicuramente da alpino, era piccolo, aveva qualche problema anche di vista sull'occhio sinistro, non esitò un attimo a dare la sua disponibilità e divenne cappellano militare del Val Chisone. Partecipò alle prime battute della Seconda Guerra Mondiale sul fronte francese, ma per fortuna sua, per fortuna di tanti giovani, la guerra finì anticipatamente, fu congedato. Tornò a casa e da lì ci sono tantissime testimonianze del suo ritorno, tra cui proprio l'anno scorso nella messa del 26 in Duomo c'era stata il ritorno di Don Secondo Pollo nell'ambito di una di queste con altri preti che spiegavano un attimino quella che era stata la guerra. Congedato e richiamato poi subito dopo, perché il Val Chisone partecipò alla campagna della Jugoslavia, quindi la Jugoslavia fu conquistata e c'erano molti caposaldi di soldati italiani sulle montagne che dovevano essere liberate. Lui con i suoi alpini partecipava a queste marce, partecipava senza avere degli aiuti particolari e quindi era coinvolto in queste dure marce anche al freddo e soprattutto con scarsa alimentazione, come si può pensare. Nella notte del 25 di dicembre, arriviamo nelle zone vicino a Dragali, celebrò, se non sbaglio, la sua messa. Celebrò la sua messa alle ore 17, mi sembra. Celebrò la sua messa con un tabacco molto lungo. Io ho avuto occasione di vedere una fotografia con Maurizio, che ci aveva una copia purtroppo di questa fotografia, di un reduce veronese, che non mi ricordo più il nome, e dove si vedeva chiaramente Don Secondo Pollo con una barba molto lunga e tutti i suoi alpini vicini altrettanto erano in condizioni molto approssimate, per dire, sia nel vestiario che anche fisico. Celebrata la messa, rimase ad aspettare il rientro di due staffette e che erano stati inviati dai vari ufficiali per portare ordini. E rimase addirittura
senza, avevano delle tende per dormire, e queste tende, se non sbaglio, Maurizio lui le aveva dato a degli altri alpini. Tantissimi lo chiamavano perché andasse a dormire con loro, ma lui rifiutò e insomma passò quindi una notte precaria. Al mattino presto si portarono in marcia e in questa località, appunto, Dragali, c'è stata un'imboscata. Un'imboscata di incrociato, con un fuoco incrociato di, da parte di truppe partigiane che colpirono un alpino. Don Secondo Pollo non esitò un attimo e partì per dare soccorso e aiuto a questo alpino che era stato ferito, chiamava la sua mamma. A sua volta fu tranciato da una mitraglia che lo colpì alle gambe e all'arteria femorale, quindi rimase. I portaferiti che lo chiamava, che passavano, che si erano subito accorsi al suo capezzale, lui rispose che di andare a prima gli altri, e poi di se stesso. Si avvicinarono, volevo solo leggere un piccolo passaggio, si avvicinarono altri alpini e lo chiamarono. Lui rivolse gli occhi al cielo, tracciò con la mano il segno della croce e disse ancora: benedico il mio battaglione Valchesone, vado a Dio che è tanto buono. Reclinò il capo e morì. Il Signore Dio aveva deciso quel mattino del 26 dicembre 1941, scegliendo per lui il martirio della carità. Era la carità che lui ha trasmesso, sia in pace nei vari, nella funzione da prete, sia in guerra nella figura di soldato. Venne sepolto, e questo venne sepolto nel cimitero, e le sue spoglie tornarono solo nel giugno del 1961. E Maurizio, direi che potresti dare una continuità tu. Illustriamo questa nuova sistemazione in seminario del museo di Don Secondo, che prima era ai piani superiori. Oggi, con la risoluzione del seminario, si è voluti portare al piano terra tutta la parte esposta su al museo. In più si è voluto cambiare nome, non più museo, che è una cosa vecchia, una cosa d'altri tempi, ma come sicuramente Don Secondo l'avrebbe immaginata, desiderata, casa, perché è la casa nostra di alpini, nostra degli amici di Don Secondo, dove lui avrebbe sicuramente voluto esserci. Qui abbiamo portato il suo altarino, che ha celebrato messa l'ultima volta in Montenegro il 25 dicembre del 41. Dopo la sua morte è stato rimpatriato con i suoi averi. Poi con il passare degli anni, andato avanti i nostri vecchi che avevano creato le basi per far conoscere questa persona, stiamo ricostruendo gli amici, il gruppo di amici di Don Secondo con noi alpini, per far conoscere alla nostra Italia che c'è, perché, come dico, se ci parliamo, ci ascolta, c'è un uomo nostro, un uomo di oggi, non un uomo che fu, un uomo che ci può trasmettere una forza, un qualcosa che lui sprigiona. Difatti, nel vedere, nel poter toccare anche con mano
posti dove lui è stato nel suo periodo breve militare, vedere e toccare i suoi paramenti che lui ha indossato per l'ultimo Natale, il poter immaginare quei momenti, il sentire, descrivere anche da chi lo ha conosciuto, ci fa un attimino, per noi giovani, anche se abbiamo già qualche rabbrividire, un attimo fa venire la pelle d'oca, come dire, una persona che... In modo particolare a questo, chiamiamolo pure così, missione di far conoscere Don Secondo Pollo, far conoscere Don Secondo Pollo e allargare i confini dalla sola, nell'ambito di Vercelli, ma nell'ambito di tutto, come ha detto, regionale piemontese e italiano. Don Secondo Pollo è, come ho già detto prima, incarna proprio quello che un giovane, quello che vorremmo vedere nei nostri giovani. I giovani che devono credere in un avvenire sereno, come lui cercava di trasmetterlo ai suoi giovani. In un momento particolare come questo, in cui effettivamente viene a mancare nell'ambito della nostra gioventù determinate certezze, secondo me le figure di queste persone, di questi santi, di questi soldati, di questi preti che hanno dato il loro, si sono sacrificati, secondo me possono ancora essere d'esempio in questi ragazzi e trasmettere quindi una speranza. Ecco il motivo per cui si vuole creare, e si è, grazie a tante persone, a Maurizio, agli amici di Don Secondo Pollo, al clero vercellese, a delle signore che hanno dato tantissimo del loro tempo per cercare e per dare una giusta sistemazione a tutte queste in quantità. Signora l'architetto Paola Lamberti è stata da tantissimi anni che collabora con noi al Pino, perché è moglie di un alpino, e nel momento in cui qualcuno di noi, sicuramente Maurizio e anche la diocesi, l'ha chiamata per darci un aiuto, non ha esitato un attimo, ha trovato innumerevoli difficoltà, perché doveva mettere, e questo la testimonianza lo può dare direttamente lei, perché si doveva combinare la visione di Don Secondo Alpino come militare, come volevamo farlo vedere noi, ha dovuto combinare quello che era il prete di un secondo pollo visto dalla diocesi, ma è quello come lo vedevano gli amici di Don Secondo Pollo. Quindi ha dovuto combinare parecchie cose per allestire e cercare di dare una giusta interpretazione. Però più che mai è la signora che ci darà una testimonianza di tutti questi passaggi che sono stati fatti e che sono, mi ricordo benissimo, di una serata ai Cappuccini d'estate, bellissimo, con una luce soffusa, con un signor Cristiano Bodo, e da lì si erano messi le basi per fare questo museo. Lascio, ti ringrazio per essere. Sì, io assolutamente intervengo per ultima in questa staffetta che ha coinvolto molte altre persone prima di me e anche prima di noi. Lo scopo era quello di dare un nuovo veste, un nuovo allestimento, riorganizzando il materiale sulle disponibilità di questa stanza e soprattutto cercando poi di raccogliere il materiale che riteniamo esista anche presso altre sedi o presso altre persone, altri privati, molte documentazioni ancora da rintracciare. Quindi quello che vedete oggi è un allestimento ancora parziale, perché noi vogliamo implementarlo per farlo conoscere, perché comunque fa parte delle nostre radici. Io non ero particolarmente edotta su tutta la vicenda, anche se ne ho sentito parlare sempre da lungo tempo, proprio perché mio marito frequenta il gruppo degli alpini.
Filippine, degli amici di Don Secondo Polo. Però ecco, devo dire che le cose belle affascinano e quindi poi è stato anche facile coinvolgersi, lasciarsi coinvolgere, anche perché, come già stato ho introdotto prima, sono figure di riferimento, figure belle, ed è anche bello che non vengano dimenticate. E poi un'altra cosa mi veniva da pensare: Don Secondo Polo era cappellano, è morto per soccorrere i suoi alpini, ma quanti di questi alpini sono finiti, tra virgolette, nel dimenticatoio? E purtroppo la vita di sofferenze che lui ha coinvolto e che lui ha condiviso sono state di tanti nonni e di tanti bisnonni. Allora forse è anche un modo per veicolare presso i ragazzi, se riusciremo a fare qualche progetto in questo senso, bisognerà sentire chiaramente chi è preposto a queste cose, ma è anche un modo per provare a porgere una pagina in un modo un po' diverso da quello che è lo studiarla, apprenderla sui libri di scuola. Quindi io ritengo anche molto importante questo aspetto. Nella sua testimonianza non si esaurisce con la sua morte, il fatto proprio che molti possano ripercorrere attraverso i suoi movimenti, i suoi spostamenti, il suo essere comunque assistente dei giovani di quel periodo, ecco, forse vuol dire anche un po' riprendere un po' delle nostre radici e anche dei nostri valori, perché bisogna dire che io sono qua per amicizia del Maurizio, che mi ha detto vieni, che mi bisogna una mano, ma certo che vengo se posso, per quello che so fare, ma diciamo che c'è un'amicizia grande, che è l'amicizia di Dio con l'uomo, e Secondo Polo questo l'aveva capito bene, lo portava nei suoi ragazzi, lo portava nel cuore, e da questa amicizia grande è chiaro che poi si sviluppano, germano altre amicizie più piccole, più semplici, a volte anche non sempre tanto organizzate, tanto coerenti, ma comunque dobbiamo dire che il centro del servizio che lui svolgeva viene da lì, cioè la sua amore, la sua passione, la sua carità probabilmente avevano radici in questo. E poi l'ultima cosa che vogliamo dire, mi è venuto in mente adesso mentre parlava Piero, il 26 di dicembre è il giorno di Santo Stefano, che è il primo martire. Quindi se c'è anche una staffetta ideale anche in questo, no, comunque avere il martirio nel giorno, per carità, perché probabilmente ci sono delle trame che a noi sfuggono, però mi piaceva ripercorrere anche questo.